Avviare il tuo negozio di rivendita su Amazon. Vedi, in questo periodo storico molti negozianti, ma anche persone, si sono dovute trovare a rivedere il proprio modo di guadagnare soldi e il proprio modello di business per molti imprenditori. In questo video ti voglio dare dei passi concreti su come puoi iniziare un negozio di rivendita di prodotti su Amazon in maniera concreta, sia che tu sia un privato e sia che tu sia un negoziante. Ma prima di andare a vedere questi passi concreti, voglio parlarti di quali sono le motivazioni che ti possono spingere ad avviare un tuo negozio di rivendita su Amazon. E voglio anche invitarti a fare un giochino con me. È molto semplice. Dovrai solo guardare questo video fino alla fine e raccogliere due pezzi di codice segreto che io andrò a condividere con te. Poi, con questo codice, segui le istruzioni in descrizione e otterrai un regalo speciale da parte nostra. Un regalo che andrà a rivelarti di una novità assoluta che c'è sul mercato. Benissimo, sei pronto? Allora, quali potrebbero essere i motivi per te per dire Vadim, da oggi, Vadim sono io. Vadim, da oggi parto con un mio negozio di rivendita su Amazon. Il primo motivo, se sei un privato, è semplicemente, anche in base a quello che hai visto che è successo, di crearti un guadagno extra, quindi diversificare rispetto alla tua attività principale. Addirittura quello che succede spesso è che moltissimi dei nostri corsisti partono con quest'idea qui, ma poi la cosa cresce talmente in fretta e si evolve che decidono di dedicarsi a tempo pieno a questa attività. Per cui se sei un privato o un guadagno extra o voler fare solo questo nella tua vita. Se sei invece un negoziante, il motivo è, innanzitutto hai visto che quando poi ti sei trovato a porte chiuse del negozio, hai cominciato a cercare delle altre strade. Quindi sicuramente per non doverti trovare in quella situazione, diversificare sull'online è molto importante. Ma perché è importante? Perché l'e-commerce sta crescendo ogni anno a doppia cifra. Negli ultimi 5 anni abbiamo avuto una crescita del 18% mediamente e di questa crescita Amazon si prende una bella metà, quindi un 50%. Quindi come negoziante non solo hai la possibilità di aumentare i tuoi fatturati, di svincolarti completamente dal concetto di territorialità, perché tu sai meglio di me che magari hai un negozio fisico in una certa località. E al di là di quel raggio non riesce a raggiungere altri clienti. Invece con la vendita su Amazon puoi vendere in tutta la nazione o addirittura a livello internazionale. Benissimo, e già qui ti voglio dare il primo pezzo del tuo regalo. Segnatelo giù perché è importante. Il primo pezzo del tuo regalo è BON. Il codice è Bologna, Otranto, Napoli. Poi ti darò il secondo pezzo. Andiamo a vedere in maniera concreta come possiamo partire. Allora, il primo passo è quello di aprire il tuo negozio su Amazon. E qui hai principalmente due possibilità. O fai un account base, se vuoi magari un po' sporcarti le mani, imparare, vedere un po' come funziona, o addirittura apri direttamente l'account professionale che ti costa sui 50 euro al mese, IVA inclusa. In quel caso, ovviamente, parti con l'idea di dover fare bene le cose. Il secondo passo fondamentale è quello di utilizzare la logistica di Amazon. Il motivo principale per cui tantissimi venditori su Amazon utilizzano la logistica FBA, si chiama così la logistica FBA di Amazon, è perché questo tipo di logistica ti permette di avere meno gestione da parte tua, quindi deleghi la parte logistica e anche la parte di risposta ai messaggi dei clienti riguardo le spedizioni, tutto ad Amazon e tu ti occupi più della crescita del tuo sviluppo del tuo business. Attenzione però, devi calcolarti bene la marginalità, perché oltre alla commissione di segnalazione di Amazon, quindi la commissione di vendita, c'è anche una commissione per la gestione logistica, quindi devi stare attento a calcolarti bene la marginalità prima di andare in logistica di Amazon. Allora, il numero 3, il punto numero 3 è studia. Studia tanto perché Amazon è un mondo grande, è un mondo che si evolve continuamente, si aggiorna e non sta mai fermo. Per cui un consiglio importantissimo per te è di studiare. Puoi studiare tramite risorse gratuite come questo. Abbiamo sul nostro canale più di 700 video, quindi ti consiglio assolutamente di iscriverti. Puoi studiare tramite le risorse che ti mette a disposizione Amazon. Amazon ha una Seller University, ha un sacco di guide scritte su come fare qualsiasi cosa. Puoi
Puoi prenderti dei percorsi avanzati come il nostro Amazon Business Kit, che ti insegna a vendere su Amazon da un'esperienza pratica vissuta in prima persona come venditori. Puoi veramente fare la tua scelta, però la cosa importante è che tu studi e che tu sempre rimanga aggiornato. Benissimo, una volta che hai capito questo, scegli la tua categoria. E qua veramente hai l'imbarazzo della scelta. Puoi vendere prodotti per la casa, puoi vendere elettronica, salute e cura della persona, fai da te, veramente un sacco di cose. Importante che tu scelga la tua categoria e puoi partire anche da una ricerca su Google dei prodotti più venduti elettronica amazon.it, prodotti più venduti casa e cucina amazon.it, per esempio. Così vedi anche quali sono i prodotti più venduti di quella determinata categoria e poi scegli la categoria che preferisci. Una volta che hai scelto la categoria, c'è un altro aspetto fondamentale, che è il calcolo della marginalità. Bene, ovviamente tu sai che c'è una grossa differenza tra fare fatturato e fare utile. Per questo motivo ti consigliamo di calcolare bene la tua marginalità. Puoi farlo tramite la calcolatrice costi di Amazon. Se tu scrivi su Google calcolatrice costi Amazon, vedrai che trovi uno strumento messo a disposizione da Amazon stessa per poter calcolare la marginalità, sia utilizzando la tua logistica, sia utilizzando la logistica di Amazon. Una volta che hai fatto questo, il prossimo passo è quello di scegliere 7-12 prodotti per caricare nel tuo inventario del tuo negozio su Amazon. Potrebbero essere di meno, potrebbero essere di più, dipende da che tipo di progetto hai in mente e come vuoi partire. Parti da questi 7-12 prodotti e comincia a caricarli. Ti potresti trovare a caricarli già su delle schede esistenti, perché all'interno di Amazon già qualcuno prima di te ha caricato questi prodotti, e in quel caso devi stare attento a identificare il codice prodotto, quindi il codice a barre o il codice EAN originale del prodotto. O addirittura ti potrebbero capitare dei casi dove ti troverai a creare da zero la scheda prodotto, e lì ci sono delle dinamiche molto diverse, però potrai anche trovarti in questi casi per creare da zero la tua scheda prodotto. Poi sul nostro canale trovi diversi video che parlano di come puoi creare da zero la tua scheda prodotto, quindi non ti preoccupare assolutamente su questo. Fatto questo, trova il tuo fornitore, assicurati che il tuo fornitore ti permetta di iniziare in maniera flessibile. Cosa significa? Significa con degli ordini minimi molto bassi. In molti casi ti troverai che il tuo fornitore, magari che è un grossista o un distributore, ti creerà un'area riservata dove tu potrai avere accesso e ordinare di volta in volta i prodotti che tu vuoi rivendere su Amazon. O se sei già un negoziante, allora prenderai i prodotti che hai al tuo magazzino e andrai a fare una scrematura in base a quello che può essere venduto, in base alla marginalità, in base a quello che ti interessa vendere prima rispetto agli altri prodotti. Trovato il fornitore con le condizioni giuste, ordina il tuo prodotto, perché se non lo ordini sai benissimo che non succederà niente. Poi, una volta che hai caricato il tuo inventario, fissa il tuo prezzo. Fissa il tuo prezzo in base ai tuoi obiettivi di marginalità, di guadagno e così via. E prima di darti un consiglio finale su come puoi impostare il tuo obiettivo, ti voglio invitare a fare due cose. Innanzitutto ti voglio dare il secondo pezzo del codice. Con questo codice vai in descrizione, segui le istruzioni e portati a casa il tuo regalo. E l'altro consiglio che ti voglio dare è, se ti interessa il mondo della vendita su Amazon, ti consiglio di partire con un mini corso gratuito, che è il nostro webinar gratuito che trovi in descrizione. Quindi magari ti guardi quello e assolutamente già ti porti a casa delle informazioni più approfondite. Benissimo, e ora voglio darti il consiglio finale per questo video. Il consiglio finale è quello di fissare un obiettivo a livello di marginalità che vada almeno dal 15 al 30%. Quando parliamo di rivendita, questa è la forbice di marginalità. E a livello di guadagno, di poter guadagnare da questo tipo di business dai 15 ai 60 mila euro di profitto all'anno. Partendo con questa base, riuscirai a fare dei risultati molto interessanti. Io ti saluto, sono Vadim, cofondatore di Scuola E-commerce. Iscriviti al nostro canale se non l'hai ancora fatto, lasciami un commentino e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!